Buonasera, già mi spunta il sorriso, ragazzi, divertimento assicurato. Finalmente riapre il B-Side in un restyling veramente d'eccezione. Una console imperdibile, ne vedremo veramente delle belle B-Side. Di essere sempre giovani qui al B-Side, anche se al B-Side non ci sono tanti capelli in console, però diciamo che è una console, c'è carenza, se insomma. Fosse direttamente proporzionale alla capigliatura saremmo proprio inguaiati, però pochi capelli ma tanta qualità. E ma tu li hai, scusa? No, parlavo di Marco Giordano e Montefusco, cioè praticamente quest'anno in console abbiamo un duplo. È la fiera del pelato. Sì, è proprio il duplo, cioè presente il duplo. Ma la fiera del duplo, è vero. Ok, tu sei pronto, sicuramente sei bello carico, questa è praticamente casa tua, è la tua console, insomma sei nel tuo mondo. No, io qua, tu lo sai, ormai sono legato ad Armando, Sato, tutta la famiglia Pupo e Pupo Management da decenni proprio ormai, cioè quindi qua è come se mi sentisse a casa, cioè praticamente io vengo qui, ho la residenza e quando sono qui, vengo qui. Ci mancherebbe. Allora, meno male ti abbiamo qui, perché con te veramente può cominciare la stagione B-Side. Ah certo, e non può cominciare nel migliore dei modi con una creazione veramente alla grande, con una console alla grande, capelli a parte, Marco Montefusco, Marco Giordano, Marco al quadrato, siamo alla grande. Buonasera! Ciao Manu! Senti, sono troppo felice. Io questa sera ho fatto una scoperta sensazionale, ve lo giuro, sensazionale. Ho scoperto che tu
pentola per un orecchio solo. Verissimo, verissimo, ha fatto questa scoperta. Adesso si vede senza barba, perché l'ho accorciata oggi, accorciata quindi un praticamente bel po'. Lui con la barba nascondeva quello che non nascondeva nei capelli. Verissimo, verissimo. Stavamo parlando del mio orecchio a sventola. No, allora, è più che altro. Prima ti ho parlato di capelli, guarda. Cioè, praticamente ho sbagliato, perché non è un duplo, è un Kinder Bueno. È un Kinder Bueno, è vero, è vero. Cioè, con lui è un Kinder Bueno. Allora, io ho detto così, che lui per lanciare una grande novità, adesso se l'ha un po' rasata, dice, io devo far riportare la barba, vabbè, le solite cose. Ma dico, ma facciamo una cosa sensazionale. Rasati a zero, e vengo. Arriva bello pulito, pulito, dimostra la verità che hai, sconvolgi tutti e dopo una settimana sei uguale a prima. Allora, a rasarla a zero ci penso, però, ci penso. Finora l'ho accorciata e tu hai notato il mio orecchia a pentola, una sola, ma c'è un motivo. C'è un motivo, il perché io ho un unico orecchio a sventola. Ma questa è bellissima. Per tutto il tempo della mia età, che non sto qui a dirvi, decidete voi. Io è piccolo, 5-6 ore a notte dormo con l'orecchio poggiato vicino sopra al cuscino, solo il destro. Infatti, se puoi ben notare, solo l'orecchio destro è messo a posto, quello sinistro è un po' più accuffatino. Allora, se ti fai altri 25 anni dormendo sulla sinistra, diciamo che per quando arriverai a 50 anni. Esatto, esatto. Comunque parliamo di cose un po' più serie. Sono felicissimo, no, prima un cosa. Un po' più belle sopra. Un po' più bello del mio orecchio qua, l'orecchio di Nemo. Dicevo, a parte che sono felicissimo di rivederti, sono felicissimo che anche il signore che sta riprendendo lì, come sai, non è ben innamorato di quell'uomo. Sono felice che stasera inaugura qualcosa di divino, qualcosa di spettacolare, beside un qualcosa di eterno, qualcosa che mi fa vedere veramente i brividi delle sensazioni mai provate. Siamo pronti. Beh, ho sfogato. Tu sei veramente un poeta e questo è il b-side. Solo b-side. Avvisiamo, avvisiamo in giro. Solo sappiatelo, b-side. Sappiatelo. Diciamolo, però che c'entra? Quella è una cosa empatica, non è che è una questione. È un po' come con il b-side, è empatico, non è che tu vieni perché è bello, tu vieni perché è bello e ti diverti. È anche bello però, diciamolo. Io dico, è bello e ti diverti, cioè empatia. Adesso poi è ancora più bello, eh. Guarda, qua dietro hanno fatto un privé spettacolare, soprattutto perché ci hanno messo questi divani bianchi che hanno dato luce, le vetrate trasparenti che lasciano immaginare la profondità. Continui, esatto. È bello, molto bello. Da tanta profondità. Insomma, abbiamo cominciato con il piede giusto.
dire, del resto noi della famiglia siamo abituati. Ancora dobbiamo iniziare, siamo ancora, stiamo aprendo. Penso che è ancora la prima serata, insomma, quindi ce ne mancano ancora tante. Sì, ma assolutamente sì, sabato prossimo racconteremo di questa serata, mi auguro con ancora di più il sorriso e l'entusiasmo che abbiamo adesso, che è la carica adrenalinica dell'inizio, no? dell'attesa in un certo senso. Quindi sabato prossimo spero di raccontarti una continuità e un proseguo e soprattutto il successo di un'inaugurazione che sono convinto che andrà alla grande. Esatto, e poi ovviamente tanta altra programmazione, cominceremo con i Martes Urbano, cominceremo con i venerdì, poi di questo ce ne parlerà meglio anche Donatella. No, ma sai tutto, quindi è inutile che... Sono già tutto, esatto, va bene così, l'hanno detto già. È ok, lo dirà, allora fermi tutti. Di qua. Allora tagliamo questa parte dove lui ha detto non vorrei essere ridondante eccetera, ok? La rifacciamo praticamente, riprendiamo questa parte qua. Aspettando naturalmente che anche tu vada in console, Marco, siamo pronti? Magic, magic, no? Sto facendo con la cappuzzella così con Marco, ci siamo... Cadimo! E questo gli piace fare, questo gli piace fare. Hai cominciato tu questa sera, un grande onore, Marco. Era tempo che non mi emozionavo, poi sarà strano, sembra strano. Lunedì faccio 37 anni ed è la mia prima serata con mio fratello. Che bello, insomma, finalmente. Ci volevano 37 anni, ma ci è riuscito, potremmo dire. Allora, B-Side, una lunga notte si prospetta. Siamo pronti a viverla? Siamo soltanto all'inizio, come ti dicevo prima. Poi l'inverno inizia adesso, poi aspettiamo comunque l'inverno inoltrato, nel senso che vogliamo il freddo per stare ancora più caldi dentro. Stasera renderemo l'atmosfera calda. L'inverno del B-Side sarà altissimo livello e saranno appuntamenti settimanali, iniziando dal martedì con il Martes Urbano e il venerdì con gli anni 90, una volta ogni due settimane. Una volta ogni due settimane, questo è da vedere, perché io sono convinto che ce lo chiederanno ogni settimana. Gli anni 90, secondo me, quest'anno saranno tra virgolette la tendenza, prendete con le pizze quello che dico, che la tendenza è un'altra cosa. E poi... Paolo. E poi il sabato è allegria, ci divertiamo, è club, ci divertiamo perché c'è positività. Stasera abbiamo cenato tutti quanti insieme, ci siamo veramente stretti la mano, abbiamo detto divertiamoci, perché se ci divertiamo noi si divertono le persone, punto. Poi il resto non conta, il resto è aria fitta. E allora divertiamoci, B-Side. Possiamo dire Dodò in un total black, la mise di un ridicolo assurdo. Ma come di un ridicolo? Se non sono tan esagerata. Non sono abituata ai vestiti lunghi, a tutte queste... È
dai, vedi che te lo dicono tutti. Voglio dire, questa sera non soltanto tu, anche tutto il gruppo delle ragazze, possiamo sì, dire, sì, tutta sì. L'accoglienza, tutta allora, una mise nera lunga. Le ragazze ovviamente che ci hanno seguito tutta l'estate, quindi il gruppo Pupi e Pupe con il supporto di Gian Matteo Ferrigno, quindi delle sue ragazze, e poi diciamo altre bellezze partenopee napoletane per dare quel tocco di differenza. Esatto, anche perché voglio dire, parliamo di bellezze, ma bellezze vere. Belle ragazze, poi voglio dire, la bellezza napoletana per eccellenza è famosa per la bellezza, sì. Insomma, voglio dire, la bellezza mediterranea proprio. È carnale, sì. Molto carnale. È verace. Piace. È tanta roba, infatti, è vero, è vero. Allora, B-Side, finalmente ci siamo, abbiamo ripreso, questo è proprio il momento start, ne vedremo delle belle. Abbiamo inaugurato, come sempre sai troppo bene, ho visto anche delle ci belle teniamo novità, tantissimo ad ogni inaugurazione dare quel tocco un po' di differenza, perché altrimenti poi la situazione diventa sempre un po' statica. Abbiamo fatto dei lavori nel privé, si vede, abbiamo messo tutte queste vetrate che bellissime. Praticamente ti affacci e vedi il mare, le palme, un senso di spazio, di ampiezza, sì. Ti dà l'idea proprio che continui quasi il locale. Sì. Io sono una di quelle che tranquillamente ci andrebbe a sbattere con la testa contro. Infatti, pensando non ci sia cosa, nulla. Penso che non succederà nulla, perché comunque ci sono i divani che alla fine delineano il tutto. Però mi spaventa un po' questa cosa. Prima o poi vedremo qualcuno che si spiaccica. Qualche testata ce la vediamo, insomma. Ovviamente vi invitiamo a vedere, diciamo, questi non sono piccoli lavori, perché alla fine veramente il privé è cambiato, devo dire, e questa cosa ha un po' fatto cambiare proprio, sembra quasi la faccia di tutto il locale. Ma è così, uno ha bisogno sempre di rinnovarsi, ovviamente non in quello che sono le strutture architettoniche, ma rinnovarsi anche in quello che sono anche le pubbliche relazioni. Quest'anno siamo partiti con delle nuove, diciamo, energie, delle nuove persone, sinergie, nuove organizzazioni che entrano a far parte della nostra grande famiglia, e quindi siamo felicissimi. Esatto, di questa cosa. Assolutamente sì, anche perché del resto Pupi e Pupe è una grande famiglia, quindi poi si sente, no? Quando lei dice sono felicissima, e le brillano gli occhi, no, si vede proprio. La mia S sibillante, quindi sono felicissima. Sì, ma... E okay. L'inaugurazione ovviamente... Le immagini parleranno, quest'anno un'altra volta vedremo presente il ristorante Amare con Drago, il proprietario del Line sul corso, che partirà a regime da mercoledì, quindi con la sua ristorazione, le sue degustazioni, la sua cucina molto particolare e molto ricercata. Lui poi è un sommelier, quindi malatissimo di vini, champagne. Penso che a Salerno sia il numero uno. Sì. Stasera inauguriamo il sabato, martedì 25 ottobre partiremo un'altra volta, ricordi, con lo Smart Urbano che sì. Quest'estate ci ha dato grandissime soddisfazioni. E poi la chicca è l'11 novembre, partiremo con i venerdì. Non lo chiamo venerdì salernitano, non mi permetto. Partiremo con questi venerdì, poi si vedrà mano a mano come risponderanno. Ovviamente Nostalgia 90, trainati da Marco Montefusco, voglio dire, è il maestro degli anni 90. E avremo come primo ospite, te lo ricordi? E up and down, oh my body, make me... Esattamente, ci sarà lui che è Billy Moore, quindi... Siamo molto contenti di questa cosa, anche perché è un cantante che... Ricordiamo assolutamente tutti. Assolutamente sì, è impossibile non ricordare. Mi ha segnato, diciamo, la mia adolescenza, perché io la ricordo benissimo a memoria, la canto. Ma poi gli anni 90, voglio dire, non hanno età. I miei anni 90 non hanno età, quindi per il momento sabato. Martedì. Direi che siamo già partiti veramente proprio con il turbo, cioè noi partiamo in quarta. Sì. Ci facciamo bene. Sì, siamo felici come sempre. Alla fine noi ci mettiamo sempre passione ed allegria, e questo è l'importante. Esatto, ed è questo quello poi che ripaga e si vede. Sì. E allora ragazzi, tanto B-side a tutti. Tanto B-side a tutti. Fortunati noi che ce l'abbiamo. Thank you.
Buonasera, ben trovata dottoressa Lucchini, buonasera. Che bello, come suona bene dottoressa Lucchini. Allora, questa sera la dottoressa Lucchini è venuta qui per esaminare il nuovo volto del B-Side. Devo dire che è stato promosso a pienissimi voti, perché molto è strepitoso. Molto gentile, sono 10 giorni fa, ballavamo all'aperto. È stasera era quasi, oggi devo dire la verità, la serata climatica, bravo. Stavamo pensando di riaprire il Sea Garden estivo e niente, ci proponiamo al nostro pubblico, ai nostri amici, con un restyling come abbiamo abituato ogni anno, e quindi il locale si presenta con un nuovo look, sembra che sia anche ben apprezzato. Esatto, siamo contenti di questo e ci proponiamo per una stagione invernale 2016-2017 almeno con delle buone aspettative, poi sarà il pubblico a decretare il successo o meno del B-Side targato 2016-2017. Anche perché adesso praticamente con questa vetrata, dicevamo anche prima con i ragazzi, sembra che si sia ampliato il B-Side, sembra ancora abbiamo più dato niente, cioè abbiamo dato una prospettiva di profondità, sì, incredibile, una prospettiva diversa, abbiamo creato una zona esterna come zona fumatori, esatto, proprio per permettere di fumare all'esterno, quindi non creare delle condizioni all'interno un po' piene di fumo, quindi abbiamo fatto questo, dei restyling intelligenti per dare la possibilità di vivere meglio il locale, quindi sembra che stanno funzionando. Assolutamente sì, io direi proprio di sì, e tra l'altro abbiamo dato il via alla stagione invernale piena di appuntamenti. Sì, piena di appuntamenti, diciamo il classico sabato notte con ristorante in preserata, da quest'anno veramente curatissimo, perché un ristorante che lavorerà a pranzo e a cena tutti i giorni, il sabato in modo particolare, la ristorazione affidata a uno chef di eccezione come Marco Laudato e un sommelier di altissimo profilo che è Drago. Drago Miri, che poi è il titolare anche del line al Corso Vittorio Emanuele, quindi dopo una fortunatissima stagione estiva di quest'estate, l'estate scorsa, quindi siamo veramente felicissimi di riproporre la stessa squadra per l'inverno. Squadra vincente, non si cambia, quindi veramente un'ottima ristorazione che oltre il sabato sera, collegata alla serata della discoteca, è aperto anche tutte le sere, con una ristorazione gourmet di altissimo profilo. E poi la programmazione del B-Side si amplia anche su altri 2 giorni settimanali che sono il martedì, che abbiamo abituato un po' tutti i nostri amici con questa fortunatissima serata targata Marte Subbano con la nuova tendenza, e quindi sui ritmi reggaeton ha dato veramente grossissimi riscontri sia l'inverno scorso che quest'anno che l'estate, e quindi la riproponiamo a gran furore. E poi un nuovo progetto da quest'anno, il venerdì notte, con una serata targata anni 90, quindi organizzata da questo gruppo di bravissimi ragazzi, si chiama Nostalgia 90, e ci proponiamo al pubblico con dei ritmi mai dimenticati come quelli degli anni 90. Io sono una degli anni 90, quindi devo dire la verità, mi piacciono da morire. Dove è nata la musica? La vera musica è nata lì, e partiamo dall'11 novembre, il martedì parte da martedì prossimo, invece il venerdì comincia il progetto dall'11 novembre e proponiamo la voce di Billy Moore, è un artista fortissimo di quegli anni, quindi non ci facciamo mancare niente, è imperniata su 3 giorni settimanali la nostra programmazione, fatto salvo il ristorante che sta aperto tutte le sere a pranzo e a cena. La console è sempre d'eccezione, che abbiamo come resident Marco Montefusco, Marco Giordano, Enzo De Angelis. Marco Giordano, tra l'altro, in aggiunta, perché l'anno scorso New Entry, e anche Andrea Giordano è un nuovo innesto di quest'anno, quindi sono 3-4 DJ i resident, e poi chiaramente le collaborazioni sono molto aperte e quindi un work in progress continuo per le ospitate. Proporremo ospiti internazionali come abbiamo sempre abituato, la voce affidata a Orlando Cianci, rivelazione di questi ultimi anni, è veramente sta facendo un ottimo lavoro,
e poi sempre degli innesti stasera di Mr. Paul, ci sarà Nico P, ci saranno dei ritorni importanti, sempre poi coadiuati da artisti internazionali. Quindi siamo abituati almeno siamo abituati bene, siamo creare, abituati proprio bene a creare dei presupposti di accoglienza e di un profilo artistico di livello, quindi almeno ci proviamo, poi sarete voi a giudicare. Beh, allora a voi insomma il giudizio finale, che sicuramente è positivo, ma del resto poi il giudizio finale si vede semplicemente dal riscontro, perché noi abbiamo il risultato si vede quando si arriva ad aprile, chi arriva ad aprile ha vinto, diciamo così. Ha vinto. Grazie mille, grazie a tutti, grazie alla prossima. Grazie a te, B-Side.